Allora, facciamo un tentativo di confronto della forza del rinculo tra Shock Mode Marui, Shock on Marui. Cucini sono tutti e due originali, internamente non è stato cambiato niente, né cana, né tantomeno niente a livello di gearbox. Il Shock Mode è come esce dalla scatola, c'è solo il grip in più, alla sua batteria dedicata. Il Shock On invece è stato tolto il paramano, c'è un RIS che però è di Boys, che è decisamente più pesante di quello in dotazione al Shock Mode, e è stata adottata la soluzione dell'unpack sul RIS, quindi peso della batteria, quel poco peso della plastica e già di base peso maggiorato del RIS rendono complessivamente il fucile più pesante e soprattutto nettamente più sbilanciato in avanti, quindi i risultati di reculo non vanno di sicuro imputati alla differenza di peso. I fucili dovrebbero far tutte e due parti delle prime ondate in arrivo, perché sono tutti e due ancora logati Colt, e batteria originale Marui, questa è una batteria GP 8.4 per 1.3. Tutti e due fucili sono stati provati al Chrony con lo stesso Chrony, dando stesso risultato di potenza media. Per fare la prova abbiamo provato con l'acqua, ma è stata fallimentare. Allora siamo passati a questo strumento qua, una sfigatissima bilancina da cucina che non è sicuramente precisa ma è molto fedele, cioè se io due volte do forza 100, due volte 100 mi misura. L'abbiamo appoggiata contro un punto fisso, per terra c'è una moquette, abbiamo appoggiato il fucile fino al punto di riferimento 1 e facendo pressione col singolo, solo la pressione sufficiente a dare il colpo, abbiamo visto il peso, approssimativamente il peso di picco raggiunto. Non abbiamo provato la raffica per misurare il rinculo e non la vibrazione data da un ROF più alto grazie alla batteria.